Siamo al Parco del Pionta in compagnia di Marco Palazzi, il referente del gruppo Etruria, il giovanissimo gruppo Etruria nato da poco, che fa parte dell'associazione ecologista Fare Verde, un'associazione nazionale. Voi siete il distaccamento di Arezzo e delle sue E vallate. delle sue Raccontaci vallate, un sì. po', Marco. Salve a tutti, noi facciamo parte di Fare Verde, è un'associazione che è tornata a fare comunque sia la sua attività da pochissimo, quindi noi abbiamo subito preso la palla al balzo e ci siamo attivati per portarla nella nostra provincia, tant'è che il nostro gruppo non si occupa solamente di Arezzo, ma anche delle sue vallate. Abbiamo avuto una bella adesione, quindi anche di ragazzi molto giovani nelle scuole, e quindi oggi è la prima uscita ufficiale, diciamo, del nostro gruppo. Proprio per questo abbiamo scelto il Parco del Pionta, che è un po' uno dei polmoni verdi della nostra città, che negli anni purtroppo ha attraversato anche periodi di criticità, che però noi speriamo, insomma, con il nostro apporto di fare sì che si torni un po' a guardare a questo parco come una bellezza della nostra città, che non ha solamente storia, ma anche vivibilità, socialità e comunque sia, insomma, un bellissimo parco per tutti. Al momento, Marco, quanti sono gli iscritti del gruppo Etruria? Siamo giovanissimi, siamo partiti da poco, però abbiamo avuto veramente un bel apporto, specialmente dai ragazzi. Siamo in crescita, tant'è che purtroppo ci siamo trovati ad affrontare, diciamo, l'anno emergenziale, quindi le nostre attività si sono un attimo dovute procrastinare. Però siamo ripartiti e abbiamo avuto comunque sia tante adesioni, anche oggi lo dimostra, siamo un bel gruppo nonostante il periodo, anche, insomma, di vicinanza alle vacanze e tutto, quindi, e siamo in crescita. Siamo in crescita, sempre nuove persone ci contattano, ci chiedono come venire a fare attività con noi, come informarsi, anche perché poi non ci occupiamo solamente di passeggiate ecologiche, ma ci occupiamo anche di organizzare eventi che vadano a portare in mostra quelli che sono i prodotti dei nostri territori, le eccellenze dei nostri territori, organizzare passeggiate, escursioni e tutto quello che ci può dare la possibilità di stare nella natura, rivalorizzandola, ma anche comunque sia vivendola, ecco.